Raga, non ce la farò mai. Lo shoutout di questa settimana lo vince Giorgia Seber. Se volete vincere anche voi uno shoutout, basta attivare la campanella, mandarmi lo screen che l'avete attivata e io potrò scegliervi per il prossimo shoutout. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, oggi sono qui con Cleo nella sua cameretta. Sono un sacco contenta che siamo riusciti a fare questo video Anch'io. insieme. È un sacco di tempo, ragazzi. Sì. L'ultimo era stato, mi sa, quello a Londra, Sì. 2 anni fa. Sì. Oh, questa cosa non deve più succedere. No, infatti. Ecco, ragazzi, io in questo periodo sto facendo un sacco di collab. Sono molto È contenta di vero, questa cosa. Ho mi deciso sono di accorta anch'io. portare in YouTube Italia sul mio canale. Vabbè, oggi siamo qui a filmare un video. Le domande da non fare a un gay o a un bisessuale. Abbiamo tante cose da Cleo dire. quando prende il via la parlantina, Cleo si incazza. Ciao. Esatto. No, comunque ho detto bisessuale, so che è il termine giusto per me, pansessuale, bla 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 bla. Vabbè, in generale Però chi non è etero, sì, in generale sì. E eh. nulla, quindi iniziamo con le Allora, domande. Prima domanda: chi è l'uomo e chi è la donna nella coppia? sì, questa è forse quella che metto al primo posto. È stupido. È stupido perché se io mi metto con una donna, siamo entrambe. Ma perché in realtà fanno la Esatto. confusione le persone sul fatto chi è attivo e chi è passivo, perché anche in una coppia etero c'è la persona attiva e la persona passiva. E nella idea popolare tutti pensano che il maschio sia quello che prende e la donna quella che subisce. In realtà anche nelle coppie etero ci sono tanti uomini che preferiscono che sia la donna a fare tutto, cioè che sia la donna a prendere in mano la situazione, o il contrario, e questo c'è anche in una coppia poi omosessuale. È la stessa cosa, cioè non c'è uno che fa la donna e uno che fa l'uomo, Secondo perché neanche me nella coppia etero con la così. domanda si intende più chi è quello più femminile, chi è quello più maschile. Sì. Secondo me è una cosa molto personale perché a qualcuno può non fregare nulla, qualcuno si può offendere. Cioè, io sento persone Sì. che dicono che cosa stai E poi dicendo? questo denota il fatto che comunque non, nessuno guardi le persone per quello che sono. Boh, è un po' riduttivo arrivare a dire chi fa il maschio e chi la femmina, perché in realtà non ci dovrebbe essere No, questa tutte distinzione. persone non ci sono dei ruoli. Anche perché esistono maschi femminili e ragazze Arriva anche più questa la mascoline, quindi domanda. non ha senso. Cioè, bisogna guardare le persone e persone basta, cavolo, persone e basta. Ti sei. Sì. Perché Ok, questa è una delle domande che odio di più. bravo. No, poi volevo anche dire che secondo me è una cosa molto personale, appunto. Non dipende dalla sessualità, dipende con la persona con cui ti metti. Può succedere che con una persona sei più bossy, mentre con l'altra persona con cui ti metti succede praticamente la cosa opposta. Cioè, Può accadere dipende. a tutte Come le le coppie, coppie. c'è cioè uno che Sì. magari comanda, l'altro no, oppure siete sullo stesso linea, sulla stessa linea, oppure. E nelle coppie non so, si È la sente. stessa cosa. Questo è più per me, poi ce ne sono Va bene, va più bene, va uomini. bene. Sei pan slash bi perché sei confusa slash golosa? Oppure che tradisci per forza Arriva anche perché. quella dopo, c'è anche quella. Secondo me, a differenza delle altre sessualità, continua a brontolarmi la pancia, non so perché, ma non ho Dopo fame, mangiamo. ma non ho fame. Io, a differenza delle altre sessualità, penso di avere la capacità di trovare sia gli uomini che le donne attraenti. Ma non è un parere soggettivo, tipo quella è una bella ragazza, proprio attraenti che mi piacciono, Sì. che sono attratta. Non è un fatto di confusione, è proprio una cosa Che che viene da tu. dentro, cioè. Esatto, si è più scelta, ma nel senso come uno che preferisce le bionde o le more, e uno preferisce sia le bionde che le more. È tipo una caratteristica I propri di gusti personali, preferenza. quindi non è un fatto Non denota, di esatto, non denota poi il carattere della persona, cioè quello è solo un gusto e basta. il tuo partner non è geloso che tu lo possa tradire perché sei di o slash Esatto. pan. Anche questo non ha senso perché la moralità di una persona non è definita dal suo orientamento sessuale, No. perché una coppia etero c'è lui o lei che può tradirlo con appunto rimanendo etero, quindi lei che lo tradisce con un altro, e la stessa cosa può accadere a una coppia omosessuale e bisessuale, cioè non importa se uno preferisce solo gli uomini e le donne tutte e due. È la moralità di una persona, il carattere di una persona, la situazione in cui si trova una Esatto. persona. E poi comunque, cioè, nella mia esperienza personale, lei non era gelosa,
Sì, però, sì, cioè, però quello dipende dalla persona, perché alla fine, cioè, come uno può fare un commento su una ragazza, sul ragazzo, però non c'entra il fatto di tradire, cioè questa è la cosa importante, cioè non ha proprio senso. Poi non significa che se mi piacciono entrambi i sessi allora puoi scegliere contemporaneamente, cioè non vuol dire che contemporaneamente le piacciono 10 persone, no, e si mette insieme, anzi, una, e quello è come quando una ragazza si fidanza con un ragazzo, è come dire allora ti piacciono anche tutti gli altri ragazzi. Esatto, assolutamente. No. Poi io personalmente con le ragazze sono molto picky, è più facile per me trovare un ragazzo che fisicamente mi piaccia, mentre con le ragazze sono molto più picky. Ok. Cioè è molto più raro. Sì. Dov'è questa? È una curiosità su Muriel. Questa me lo chiedono in tantissimi, su, sia su Ask sia su Tumblr, dove si può mettere l'anonimo così. Sì. Quando hai deciso? Quando hai deciso? Quando hai deciso? Quando hai deciso di essere etero? Dai, dimmelo. Quando hai deciso di essere etero? Secondo me è meglio, se vuoi fare questa domanda, è meglio utilizzare il verbo capire, nel senso che magari uno non se ne rendeva conto perché non è stato abituato sin da piccolo. È difficile che all'asilo, alle elementari, le maestre, così parlando di una coppia, facciano riferimento a una coppia gay, quindi magari lì è più difficile rendersene conto da bambini, perché sei circondati da persone che ti parlano, ti inculcano la cosa etero e basta, no? Quindi ovviamente uno magari ha bisogno di tempo per capirlo e per rendersene conto, però non è che si decide, ci si conosce meglio. Poi io noto anche spesso che le persone pensano che sia tipo una sorta di svolta, tipo etero, 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 gay. No, tipo, quando ritorni etero, cioè ritorna, nel senso, non è così. È un percorso che devi iniziare a parlare a te stesso per capire, per farti conoscerti. Non è un oh mio Dio, ecco, sono una e persona. Poi tu capisci chi sei, non è che cambi, cioè tu sei sempre stato così, cioè, nel senso, infatti non so se è capitato anche a te, ma spesso riguardando il tuo passato quando eri più piccolo capisci che in certe situazioni è vero, cavolo, tipo quella che faceva il pop con me, ecco, no, è vero, però ti rendi conto, e non vuol dire che sessualmente all'asilo, però tutti magari all'asilo hanno dato il bacino al compagno, sai, quelle cose che si fanno tra, cioè, quando si è proprio bambini. Però c'è dietro ovviamente il fatto di un minimo di attrazione che ancora è molto infantile, però ecco. Vanessa Agency. No, è vero, è vero. Quindi no, in realtà tu ti rendi conto e scopri, anzi, e capisci, però lo sei sempre stato. Anzi, secondo me è proprio il contrario. Sei più te stesso, perché finalmente impari a conoscerti, esatto, veramente. E a esprimere meglio quella parte di te che prima non capivi bene. Oh yeah! Vai, Cleo, questa è tua. Avevi fatto anche un buon video, un video a riguardo. Ok. Ma perché le lesbiche sono così mascoline? Eh sì, vero? Me lo domando anch'io. No, poi a parte, parentesi mia, poi se vuoi puoi prendere via. Nel 2017, cos'è la mascolinità? La no, ma infatti è proprio quello il concetto sbagliato. Io oggi sono vestita da maschio. Ci sono dei giorni in cui metto la gonna, gli stivaletti, il crop top rosa, quindi non esiste più, secondo no. me. Parte, ovviamente tutto parte da quando sei piccoli, che ah, che maschiaccio, giochi con i maschi, ah che femminuccia, lui sta solo con le femmine, quindi vabbè, già sendiamo da lì, questi bambini, esatto, cioè sarebbe troppo bello riuscire a togliere questa cosa che parte dalla cosa banale dei colori, che le bambine sono rosa e i maschi ci sono sta azzurri, sta provando con mio fratello, ecco, ma è difficile, ma perché magari non da subito. Quest'estate c'era in casa, avevamo solo un secchiello ed era un secchiello di Hello Kitty. Io non lo voglio perché è rosa, sì. E gli faccio, guarda che dei miei amici indossano le magliette rosa, non significa che è un colore solo da femminucce, no. È difficile anche perché poi ci sono i tuoi compagni di classe che hanno famiglie diverse, magari ci sono famiglie che ancora insegnano, quindi poi è un processo difficile, però magari poi quando cresci e capisci, secondo me, cioè basta chiedere questa cosa, perché a prescindere, secondo me, le femmine femminili e maschi mascolini non hanno senso, perché ogni persona è a sé, ha un carattere e uno stile e un modo di fare e gusti diversi, quindi una ragazza può mettersi vestiti come pantaloni, un ragazzo si può truccare, può essere struccato come una ragazza, può essere struccata e non truccarsi mai, ma questo non li definisce come ah lui è più maschio, lei è più femmina, cioè sono cose proprio inutili. Tipo nei video che avevo fatto con Viviana, sotto nei commenti mi scrivevano, ma perché sei con una che sembra un maschio? Ma capite che forse sono con questa persona perché mi piace sentimentalmente, voglio sì, stare con lei perché è lei.
se si veste in modo mascolino e i capelli corti, magari capite che c'è una cosa che va oltre all'aspetto fisico, che si chiama sentimenti, emozioni, personalità. È un tutt'uno che, e non stai lì a dire oh lei è maschiaccio, oh lui è troppo femmina, cioè non è questo. Oppure... ti innamori del tutto. Sì, che senso ha mettersi con una ragazza che sembra un ragazzo? Ma no. Intanto è una ragazza fisicamente, esatto. Quindi non c'entra niente il fatto che si vesta con i vestiti larghi come un ragazzo. Se è più femminile è comunque un ragazzo, quindi cioè non cambia. Un conto è il sesso, un conto è il genere, cioè il sesso donna è donna. Se poi si veste con vestiti che si trovano nel reparto da uomo non significa che lei sia un uomo. Esatto, io ho un sacco di cose del reparto uomo, cavolo. Cavolo, sì, ecco. Quindi non c'entra niente, è inutile questo discorso come tutte queste domande. Queste domande senza senso. Perché dovete sempre spiattellarci in faccia la vostra sessualità? Io penso che comunque a tutto c'è un limite. Cioè, ad esempio, faccio un altro esempio. Io sono vegana, io odio i vegani, troppo vegani. Cioè, sì, quelli che vogliono inculcare. Quando superi il limite capisco che diventa fastidioso. Però per quanto riguarda questo discorso, ragazzi, fino a 10-20 anni fa tutto ciò non era permesso. Cioè, no. La gente, come succede ancora adesso in Russia, è illegale. È libera di poter esprimere questa cosa. Non so che magari a voi volte può sembrare un po' pesante, però provate a immedesimarvi, mettermi nei panni di queste persone. Io, cioè, purtroppo o per fortuna, me ne sono resa conto da poco, da un paio di anni, da 2 anni e mezzo. Non l'ho provato in prima persona, non ho provato la paura nel dirlo. Mm-hmm. Adesso c'è la libertà di farlo. Sì, e ancora non è al 100%, esatto. Purtroppo, perché ci sono ancora persone che vengono disconosciute dalla famiglia. Però pensate ancora ai tempi, ma non si parla del Medioevo. Non no. Si parla di 30 anni fa, si parla veramente anche solo di 10 anni fa. Esatto. Veramente solo 10 anni fa. Gli estremi mi danno fastidio in qualsiasi ambito, cioè nel senso le persone esagerate nei loro modi, nelle loro convinzioni sono a prescindere fastidiose, a prescindere fuori luogo, come tu dicevi magari i vegani che sono all'estremo e vogliono convincere tutti e sono pesanti e allora si può fare per qualsiasi cosa, per la religione. Infatti secondo me, cioè, queste domande derivano da persone appunto che hanno una mente chiusa, perché se le persone vedessero tutti uguali come persone non ti verrebbe più da chiedere ma perché sei così esagerato, i gay sono tutti esagerati. No, tutte le persone sono esagerate in qualcosa. Sì, poi io ho notato per esperienza personale, cioè io continuerò a fare questi video LGBT perché è come se si fosse creata una sorta di reazione a catena. Sì. Cioè voi non avete idea di quante persone mi hanno scritto? Grazie a te sono riuscita a fare coming out. Anche a me, anche agli incontri, cioè, a volte ci sono state delle ragazze che sono messe a piangere davanti a me. Io continuerò a farlo, ma come voi persone etero dovete continuare a condividere il vostro amore, perché alla fine esatto. Si parla d'amore, è una cosa bella, non è che stiamo parlando. È la stessa cosa. Quando uno fa, quando una youtuber fa il boyfriend tag col suo ragazzo, c'è una ragazza che farà il boyfriend con il girlfriend tag con la sua ragazza e un ragazzo che dovrà boyfriend anche il suo ragazzo. Non capisco perché quelle persone vedono le persone quando c'è un video appunto coppia omosessuale ma lo fanno per farsi vedere così. Madonna, invece se lo fa una youtuber col suo ragazzo è tutto normale, ovviamente. Invece no, è normale anche se lo fa una ragazza una ragazza, un ragazzo un ragazzo, e invece ovviamente no. Creo è proprio lanciata, ragazzi. Una cosa in più, ne avevo parlato nel video che ho fatto con Irene. Cioè, in questi anni si è visto il progresso, no? Ed è proprio questo che ci dà la spinta nel continuare a farlo. Ah, la prossima domanda è proprio su questo, mi pare. Adesso avete le unioni civili, non vi basta? No. No. Perché le unioni civili intanto non sono il matrimonio, non dico in chiesa, dico il matrimonio in comune. Non è uguale a quello delle persone etero. Poi vabbè, qua stiamo parlando dell'Italia. Lasciamo stare il resto del mondo. Vabbè, nel resto del mondo c'è chi è più avanti di noi, c'è chi è più indietro di noi. I diritti LGBT non sono ancora pari. Cioè in Italia ancora con le unioni civili non è che... cioè già è un passo, perché dal nulla a una cosina, ma è un decimo, un millesimo della parità, perché in realtà non c'è ancora. Però c'è ancora come insulto. A parte quello, esatto. Tutti i giorni a scuola ancora ci sono ragazzi che prendono in giro un altro ragazzo con la parola procio.
c'è ancora un po' di quella incertezza nel girare per una coppia omosessuale per mano in città. Non ti viene naturale perché pensi sicuramente qualcuno mi guarderà male, farà dei commenti, ci si sentono ancora persone che si suicidano per questa cosa, persone che sono senza tetto perché la famiglia li ha buttati fuori di casa. La discriminazione nel lavoro, tantissime persone anche a livello lavorativo che scelgono le persone in base al fatto anche del loro orientamento sessuale. Mm-hmm. Cioè se si sa che sono gay o comunque non etero, ci sono dei problemi, magari preferiscono qualcun altro come se fosse una laurea o un'esperienza da mettere nel curriculum, il fatto, esatto, della, cioè di quello che io faccio a casa, che cazzo, esatto, chi per, scusa, no, per chi segue le drag, no vai Bianca Del Rio ha proprio fatto un film su questa cosa dove lui out of drag, quindi quando è ancora uomo, viene preso in questo liceo come insegnante, poi però il preside scopre che è gay, lo licenzia e quindi lui torna a scuola vestito da drag, quindi inizia a fare la professoressa, che vabbè è... non è credibile perché il trucco di Bianca è super strano, però era proprio per simboleggiare il fatto che, cioè, che era illegale o comunque non accettato, quindi se sei gay puoi giocare. Esatto. Ultima domanda, che questa parla un po' di me, Cleo, della nostra storia amorosa. Neo, ho questa amica gay o bi, potrei organizzarvi un appuntamento? Un sacco di volte a me è capitato di leggere messaggi: ma perché non ti metti con Cleo, perché è lesbica? Ma che cosa significa? La coppia è già stata formata, è stata fatta da loro. Grazie mille. Se volete fare consulenza nella vita, sì, non lo so. Però così è come se si dà per scontato che, cioè, ci si mette insieme così solo per l'orientamento sessuale. Infatti, per esempio, tanti, soprattutto questo sta nei ragazzi, lui ci prova perché è gay, cioè hanno paura le persone etero che una persona gay ci provi con loro. Ma non è che a prescindere, cioè se uno è bisessuale gli piacciono tutti gli uomini e tutte le donne sulla terra, e così anche una persona gay, cioè il suo stesso sesso tutti, cioè abbiamo dei gusti personali, fisici, estetici, di carattere, di modi di fare. L'unica cosa che si può avere in comune è la sessualità, poi però c'è tutto il resto. Cioè come una persona, come appunto... Anzi, la sessualità è il meno. Sì, ma infatti, cioè non è che accomuna, nel senso magari puoi fare gli stessi commenti perché entrambi piacciono le ragazze, quindi possiamo entrambi dire: ah, guarda quella, ma non è che cambia tanto. Si dà per scontato anche questa cosa. Soprattutto mi fa incazzare tantissimo quando magari appunto c'è un ragazzo che dice: ah, ma se il tuo amico è gay magari ci prova con me. E io magari dico: a parte che è fidanzato, cioè, per dire, cioè non sai neanche chi è, cos'è, sì, cosa alcune fa. Persone ci vedono un po' come dei malati di sesso. Sì, esatto. Quando magari sono 1000 persone etero che sono ancora peggio. E tutto il resto. Queste cose che raccontiamo ovviamente ci sono ancora adesso. Non è che stiamo parlando: ah, quando avevo, cioè ancora oggi, adesso, quindi è per questo che si continuano a fare video di questo genere e tutto il resto, proprio perché la cosa bisogna ancora risolverla, e anche con piccoli video così, cioè comunque un minimo si può divulgare il messaggio, che sì, poi è messaggio, raga, libertà e amore, cioè, basta, non è che stiamo parlando di cose assurde. Esatto. Bene, questo video è finito, scusate se ci siamo fatti un po' prendere dalle risposte, però l'unica cosa che noi vogliamo fare è semplicemente abbattere lo stereotipo, perché sono tutte cazzate. Esatto. Non vogliamo essere cattive nei confronti di nessuno. Assolutamente. Detto ciò, abbiamo girato un video anche sul canale di Cleo. Esatto. Allora, è un video a tema back to school, ma diverso dal solito. Molto molto bello. E c'entra anche il make up. Vi faremo vedere come ci truccavamo al liceo. E è venuta a fare una cosa incommentabile, dovete andarlo a vedere. Lascio il link qua nelle schede o sotto in descrizione. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace e iscrivetevi a entrambi i canali. Ah, è una cosa che lo ripeto sempre in tutti i video: ricordatevi di commentare questo video con le vostre opinioni / esperienze, perché è importante creare una discussione. Sì, yeah. E noi vi salutiamo qua. Ciao. Ciao. Boom. Ciao, adios, I'm done.